sono i luoghi delimitati dalla proprietà privata, cioè sono le case, non le case chiuse, sono le case, dove si registra un numero di reati impressionanti e la statistica dice che proprio le donne della borghesia e della medio borghesia certe volte meno denunciano per preoccupazione di ledere in qualche modo la dignità, l'immagine e l'onore del contesto familiare. Quindi quando guardiamo quella statistica così impressionante, anche oggi tutti i giornali, i siti aprono su questo, sappiamo tutti che non è un dato enfatizzato, come certe volte la cronaca fa su altre cose, è un dato sottodimensionato, non nel senso che non si voglia denunciare, non si voglia raccontare, che non si arriva proprio. Io credo che questo è frutto anche di un capitalismo che è entrato nella fase senile più preoccupante. Quindi bisogna scegliere che strada prendere, perché il modello capitalistico è stato quello dell'appropriazione, del possesso, una cosa mia. Quindi quanto più possiedi, quanto più si appropria, più conti. Questo non vale solo col denaro, vale anche con i corpi, vale anche con le persone, vale anche con gli esseri umani. Allora, da una parte, quando un sistema va in crisi è sempre più violento e per essere più violento se la prende con le persone che stanno maggiormente in difficoltà, che sono più deboli, quindi l'esercizio della violenza sulle donne, sui bambini, sulle donne che manifestano nei cortei, perché poi molte cose non si sanno, bene, ce lo diciamo, io ho avuto il privilegio di fare 15 anni il magistrato e vi assicuro che molte cose non arrivano proprio nelle aule di giustizia perché non c'è prova. Però c'è l'indizio, c'è il racconto e le storie sono ancora molto dure, sono ancora molto drammatiche. Poi c'è l'altra strada, che è quella che ci insegna la Costituzione Repubblicana, che è la centralità della persona. L'avete detto anche diversi di voi negli interventi. La centralità nella persona, così potentemente enunciato nell'articolo 3, primo comma, e come ricordava anche la Presidente Caniglia, nell'articolo 3, seconda parte, che ci impone, non è che ci consiglia o ci fa esercitare un diritto, dice che noi dobbiamo metterci in movimento come Repubblica per garantire veramente l'uguaglianza e tra i principi dell'uguaglianza c'è quella chiaramente del sesso. Quindi non c'è dubbio che la nostra città ha già scelto, la nostra città ha scelto di mettere i diritti, la giustizia e la centralità della persona come obiettivo principale di un modello completamente alternativo alle politiche appropriative, liberiste e del capitalismo più duro. Questo non è il capitalismo keynesiano, non è il capitalismo della libera concorrenza, qua è un'altra cosa, qua è l'homo homini lupus all'ennesima potenza. Più ho, più devo avere, più ho, più conto, e quindi assolutamente d'accordo a censurare tutte le cose che si fanno, che si vogliono fare o che si faranno, che mettono in mostra l'apparenza, perché il mito dell'apparenza, il mito del contare in base a come appari o in base a quello che hai, è qualcosa che non appartiene almeno a questa amministrazione, a me come sindaco, ma sono convinto a tantissimi che vanno al di là della nostra maggioranza. Quindi l'essere al primo posto, e nell'essere ovviamente c'è la persona, e quindi tutti, avete fatto molto bene a ricordare anche una categoria di persone che sono ancora profondamente marginalizzate, che è la categoria delle persone trans. Bene, io sono testimone del fatto, tanto è vero che ho dovuto anche scrivere una circolare, che moltissime persone trans non vanno negli ospedali a curarsi, perché la prima cosa che fanno, vedono la carta d'identità e quindi li vanno ad abbinare a un reparto in base alla carta d'identità e non alla sensibilità, alla volontà della persona. Anche qui violazione palese degli articoli 3, primo comma, e 32 della Costituzione Repubblicana, che garantisce il diritto alla salute. Quindi abbiamo persone che non si fanno curare, che muoiono nel silenzio e nell'oblio più assoluto. E anche qui la società del consumo, il numero di persone che vanno a prostituzione trans è enormemente, enormemente superiore a quello che si può solo lontanamente immaginare. Quindi questo bisogna farlo venire fuori, quindi chiaramente noi siamo molto impegnati e ovviamente cogliamo anche le sollecitazioni di oggi tutti i consiglieri, ma siamo già profondamente impegnati sul tema della casa delle trans, utilizzando soprattutto il patrimonio immobiliare del comune, ma anche i beni confiscati, come segnale forte dalla camorra, le mafie, che sono il principale elemento esponenziale anche delle politiche iperliberiste, alla centralità
della persona. Poi diciamocelo chiaramente, seppur si sono fatti passi in avanti enormi sul tema della sensibilità in tutti gli apparati dello Stato, però fino a poco tempo fa, io non è che ho fatto il magistrato nell'epoca mesozoica, mi ricordo anche che insomma prima di far capire che la persona che aveva subito una vittima era una persona che aveva subito una vittima, ma che non era qualcuno che se l'era cercato, chi lo sa che cosa aveva fatto, chi lo sa che cosa aveva ammiccato, chi lo sa com'era vestita, ce ne voleva. Ecco l'importanza dell'ingresso delle donne negli apparati di sicurezza, le forze dell'ordine, l'esercito, i carabinieri, la guardia di finanza, beh, magistratura già da tempo. Perché? Io non sono uno che generalizza, non è qua stiamo a santificare le donne, perché anche tra le donne ci sono quelle che insomma alimentano questa cultura, questa subcultura, ce lo dobbiamo dire, ma sicuramente il senso etico che promana dalle donne è maggiore. Io lo ricordo quando stavo in magistratura, c'erano dei comportamenti esemplari che non posso mai dimenticare, di donne all'ottavo mese di gravidanza che facevano requisitorie come pubblico ministero fino alle 11 di sera senza cedere un momento. Magari tenevi il maschietto, arrivata la certa ora, se non si piava il panino non riusciva ad andare avanti. Quindi questo senso etico è importante per cambiare, cioè il senso etico serve per darci l'alimentazione culturale e politica per cambiare tutto quello che non va. Ovviamente io non mi soffermo sulle cose che le assessore, i consiglieri, tutti i presidenti di commissione hanno detto, semplicemente solo sottolineare qualche passaggio. Che noi abbiamo voluto fortemente lavorare su politiche che non fossero spot, che un'altra cosa che certe volte non sempre piace è quando si interviene su questi temi con la retorica solamente della testimonianza fine a se stesso, il dibattito, il convegno, la testimonianza, l'iniziativa, dove spesso vanno anche un po' di risorse che poi si perdono. Quindi quello di cercare di fare interventi che si inseriscono in un sistema di iniziative importanti, che abbiano poi l'obiettivo di essere vicino alla donna, ma di risolvere soprattutto il problema. Un problema non facendo sentire la donna ulteriormente marginalizzata perché ha avuto il coraggio di denunciare o perché qualcuno ha scoperto qualcosa e quindi è intervenuta sulla situazione di delitto, di crimine, di contesto ambientale nel quale si sono maturate determinate violenze. Quindi la donna non si deve sentire ulteriormente mortificata e quindi marginalizzata. Ecco perché interventi che non sono solo quello di ascolto, ma sono quelli di accoglienza, di integrazione, di inserimenti in contesti di vitalità. Interrompere in modo efficace, grazie anche alla collaborazione con tutte le strutture della magistratura, delle forze dell'ordine, tutti i comparti che sono stati elencati, quel rapporto che c'è tra chi violenta, chi esercita pressioni, chi abusa e chi è invece vittima di tutto questo. Non abbiamo fatto mancare, non faremo mancare risorse economiche, nella convinzione che su questo tema, siccome si registra una convergenza istituzionale assai significativa nel nostro territorio, mettere insieme le persone, le istituzioni, gli organismi, le associazioni, far raggiungere degli obiettivi straordinariamente rilevanti anche quando le risorse economiche sono poche. Poi alcuni segnali importanti che sono stati dati e si continueranno a dare, come la costituzione di parte civile in questi processi, per stare sempre vicino a chi è vittima di violenze. E poi quello di lavorare molto su un progressivo sentimento e processo di emancipazione da parte delle persone che si sentono vittime, cioè che devono essere accompagnate a riscoprire il senso di autonomia. Voglio chiudere su questo. Guardate, anche noi lo dobbiamo confessare, certe volte utilizziamo dei termini, il mio, la mia, cioè come se gli esseri umani fossero veramente degli oggetti, direbbero i romani res mancipi, cioè una cosa nostra. Invece noi dobbiamo, secondo me, abituarci un po' alla volta a cambiare completamente il linguaggio e lavorare molto sull'autonomia. Non c'è il possesso sulla propria donna, non c'è il possesso su un essere umano, c'è un processo di autonomia, di condivisione e ovviamente di sensibilità e di bene che deve accompagnare le persone. Allora avete fatto bene a citare la città di Napoli, che la città di Napoli ha voluto fortemente intestarsi una battaglia di diritti in questi anni. Siamo stati in prima linea
contro l'omofobia, la transfobia, e credo che se sia arrivata la legge Cirinnà, che è un passo avanti importante, ci sono ancora delle cose da rivedere, è perché molte associazioni, molte comunità, sicuramente Napoli, si è schierata sui temi dei diritti. Allora noi siamo fortemente impegnati affinché la nostra comunità metta in campo tutte le energie per applicare l'articolo 3, seconda parte della Costituzione, cioè il compito che ci viene assegnato di rimuovere gli ostacoli. E chiudo veramente. I costituenti usarono questo termine, che è un termine forte, sul quale rifletteteci un attimo, rimuovere gli ostacoli. Il termine rimuovere non è un termine semplicemente dissentiamo se c'è un ostacolo, facciamo in modo che l'ostacolo venga cambiato. No, ci dice che noi lo dobbiamo rimuovere, chiaramente con le armi della democrazia, però la rimozione è un termine importante. Quindi credo che da questa città dobbiamo mettere in campo, con l'ausilio di questo Consiglio Comunale tutto, che ringrazio per il contributo che ha dato a un tema così importante, tutti insieme su questo tema dobbiamo essere uniti, perché non vedo veramente ragioni di divisione politiche sulle battaglie di genere, sulla vicinanza alle persone più deboli, e questa città lo sta dimostrando, ma al di là non è, nessuno si può intestare questa vittoria, la città sta dimostrando una grande umanità, una grande solidarietà, una grande voglia di integrazione, una grande voglia di cambiare la gerarchia dei valori. La persona è al centro in questo momento del riscatto della città di Napoli, la persona come singolo, ma soprattutto la persona come elemento di una collettività, perché da soli si rimane in una concezione molto capitalistica, perché quella del solipsismo alla fine può essere dell'egoismo, alla fine può essere di un contesto solamente familiare. Invece noi dobbiamo allargare questo concetto, la persona inserita in una comunità, in modo che quando qualcuno si trova in difficoltà deve sapere che non è solo, e la difficoltà spesso è psicologica, spesso non viene denunciata, spesso viene interiorizzata, e molta gente è depressa, e talvolta dalla depressione ci sono atti che possono portare all'autolesionismo o certe volte a loro volta a violenze, per in qualche modo sfocare una rabbia. Quindi creiamo una comunità di ascolto, una comunità solidale, e credo che dopo oggi sicuramente sono venuti fuori stimoli, esortazioni, consigli e suggerimenti che io personalmente e la mia giunta ne terremo in considerazione, sapendo che potremmo fare nei prossimi 4 anni e mezzo un percorso comune sui temi dei diritti e la giustizia e l'applicazione della Costituzione. Grazie.